un derby, vabbè, si sa, non è una novità. Però è anche vero che noi dobbiamo anche guardare la classifica, essere intelligenti, perché il Pescara ci è dietro. È chiaro che noi dobbiamo andare lì per ottenere la vittoria, perché è quello che vogliamo, è quello che vuole la gente, è quello che vogliamo tutti noi di Lanciano. Però andare lì, considerando che il Pescara ci sta dietro di 7 punti, quindi se non riusciamo a vincere non bisogna assolutamente perdere. È una partita differente dalle altre, una partita dove il furore agonistico deve essere al 110%. Lo dobbiamo per noi, lo dobbiamo per la gente, dobbiamo andare in campo avvelenati perché dobbiamo cercare di ottenere la vittoria a tutti i costi. Magnero sì, l'anno scorso ci ha fatto anche gol, però sicuramente non è da sottovalutare Melchiori, che sta facendo veramente un grandissimo campionato. Poi loro hanno diverse squalifiche, ma come abbiamo detto all'inizio, questo è un derby, chi scenderà in campo sicuramente vorrà vincere la partita a tutti i costi, quindi al di là dei nomi penso che i valori morali faranno la differenza. Anche se non ho vissuto a livello societario i migliori anni del Pescara, però gli devo tanto perché comunque loro Pescara mi ha cresciuto come calciatore e mi ha lanciato nel calcio, diciamo, che conta, quindi gli devo davvero tanto alla Pescara calcistica, però domenica, sabato, venerdì mi saranno avversari, sarà un derby e noi dobbiamo batterli.